Bene, scaldiamo i motori, quindi direi di aprire, se siete tutti d'accordo, Photoshop e di aprire anche Lightroom, che sono i due programmi che andremo a usare stasera. Perché Photoshop? Perché Lightroom? Lo capite subito. Ok, quindi diamo un attimo al computer la possibilità di avviare i motori. Ciao Simona, ben arrivata. Quindi datemi l'ok se siete tutti pronti per fare la modifica a questa superluna, per ottenere una mineral moon da urlo, tipo ululato di lupo. Ok, bene. Andiamo sul nostro carissimo Lightroom. Ci siamo tutti, mi date dai pollicioni. Apriamo anche voi, se volete seguire, assolutamente sì, così provate a farlo passo passo. È una post-produzione molto veloce, quindi se io dovessi farlo in autonomia da solo, ci impiego penso 5 minuti scarsi, ok, con tutte le particolarità del caso. Se volete seguirmi passo passo, sono qua apposta, quindi vi aiuterò. Quindi sicuramente sì. Aprite anche voi. Datemi pollicione all'insù quando siete pronti, così iniziamo. Se sentite delle voci sottofondo, sono i miei vicini. Il bello della diretta. Mariuccia dice che il suo programma è lentissimo. Mariuccia è investite sui PC, Lara Ferri c'è, Massimo come sempre in pole position, Giulio ben arrivato, stiamo iniziando con l'apertura di Lightroom della nostra foto. Se la nostra foto, se la foto della Luna non ce l'avete, potete scaricarla nel link sopra. Agnese è ben arrivata. E oggi anch'io sono arrivato con un minutino di ritardo, vedo che anche voi state arrivando a rilento. Va bene, direi di iniziare. Quindi, ho fatto questa foto nel lontano 2019, quando ancora era possibile fare i corsi di persona, ok, adesso voglio essere tragico, è stato un bellissimo corso di notturna, qualcuno di voi che in chat era ben presente in quel corso lì, e mentre eravamo in Città Alta, la bellissima Città Alta di Bergamo, per chi non è di Bergamo, finito tutto questo, vi invitiamo a venirci a trovare, che è Bergamo. È una delle più belle città d'Italia, non perché ci abito, non sono bergamasco, ma ci vivo e credete che è molto bella. Abbiamo trovato questa stupenda luna sopra il campanone, che è una delle foto che trovate nelle schede tecniche, che è la foto centrale. Ok? Quindi prendiamo quella che è della nostra scheda, perché quello che è il nostro Lightroom, la nostra foto. Prima cosa che vado a fare è sviluppo, vado a ritagliarmi un po' perché la scheda è molto, la fotografia è molto piccola. Infatti questa fotografia è molto piccola, ovviamente non mi aiuta ad apprezzarne totalmente la qualità, okay? Quindi vado a rimpicciolire o ad accorpare. Molti di voi mi diranno, sì, però Gaetano, rimpicciolire questa luna vuol dire andare a perdere dettagli, andare a perdere informazioni. Beh, io ho una macchina che ha 24 megapixel, in commercio ci sono macchine che hanno molto più pixel a disposizione, anche se vado a croppare in modo brutale, violento, in questo modo, la mettiamo perfettamente al centro, ok, così mi piace, do l'invio, vedete che non vado a perdere in dettaglio, la luna continua a essere dettagliata. Agnese scrive, mi sa che è il corso con lei, Cristina e Claudio, esatto, è proprio quel corso lì. Massimo dice, Gaetano, la foto, i dati sono ISO 100 F9 125esimo. Sì, all'incirca i dati che ho letto in questi giorni, Massimo, sono questi di scatto. E ricordatevi che la Luna, essendo un corpo che riflette luce, a seconda della sua quantità, della sua sfericità, quindi la parte che espone esposta alla luce, ci darà sempre valori uguali. Questa fotografia è stata fatta a ISO 200 F56 a 250 secondi. Come vedi, era un pochino meno luminosa.
Ok, andiamo a elaborare quindi l'immagine. Una volta che ho aperto la mia immagine su Lightroom, ok, voi dite Gaetano, ma è perfetta? No, non è perfetta. Dobbiamo fare due semplicissime cose. La prima cosa, andare a far sì che tutta l'immagine non ha nessun viraggio verso nessun colore. Questo vuol dire che quello che per noi è grigio a schermo sia un grigio nella realtà. Come ben sapete, non tutti i monitor sono calibrati, non tutti i monitor ci danno la possibilità di avere i colori perfetti. Andiamo a prendere la nostra pipetta del bilanciamento del bianco. Se avete messo bilanciamento automatico in macchina prima dello scatto, sicuramente la foto sarà perfetta. Se io vado su una delle aree, qualsiasi della luna che è grigia, cliccando, come vedete, la tinta è passata da 0 a meno 2. Ok, quindi ripristino il valore originale, che scusate che è più 3, andando sopra è andata con fa meno 2, più 2. Vedete che si sposta? Si sposta perché la luna non è perfettamente bilanciata come colore. Basta cliccare un'area, mi si regola all'incirca un po' quello che è del bilanciamento del bianco sulla luna, quindi ha un valore pressoché giusto, e qui vado a fare una seconda operazione molto importante. Questa operazione è quella di eliminare l'aberrazione cromatica che si crea attorno alla luna. Non so se lo notate, attorno c'è un alone appena appena viola, ok, appena appena marrone qua sotto. E no, se vado a impastare questa foto in post-produzione, questo alone salta fuori. Per evitare che mi salti fuori troppo, vado in correzione obiettivo, vedete qua a destra, e vado a spuntare rimuovi aberrazione cromatica. Adesso vediamo insieme se effettivamente questa aberrazione si elimina o meno. Diamogli qualche secondo, parrebbe di sì, è proprio una sensazione. Però vi garantisco che in post-produzione, quando andremo a aprire Photoshop, sicuramente questo va ad aiutarci a migliorare sui bordi la luna quando andremo a impastarla un po'. Ci siamo fin qua? Mi date un po' di pollicione lì in su? In modo che così posso andare avanti. Quindi, una volta che ho corretto il bilanciamento del bianco della luna, anche appena appena va benissimo, e vado a rimuovere l'aberrazione cromatica, sono pronto per quella che è la mia post-produzione in Photoshop. Appena mi date l'ok, parto, che magari qualcuno di voi sta già facendo queste applicazioni da casa e non voglio correre troppo e rischiare di perdervi per strada. Rimuovi aberrazione, lo trovi dove c'è correzione obiettivo. Probabilmente ce l'avrai anche chiuso in questo modo, col triangolino verso il basso si apre, rimuovi aberrazione cromatica, primo comando. Avrei messo manuale, prova sul profilo. Provata, ok, anche per me, un grandissimo lello. Gli altri mi danno qualche. Agnese mi dice aspetta, ok, aspettiamo Agnese, aspetto il tuo ok per ripartire. Giulio ha fatto. Così vediamo un po' di vedere cosa salta fuori. Vi ricordo che se sentite nei momenti un po' bui di voce, perché ho un ritardo di 12 secondi rispetto a voi, quindi quello che io dico adesso a voi arriva tra 12 secondi, quindi c'è un po' di correzione obiettivo. Rimuovi aberrazione cromatica. È impossibile che non lo trovate. In sviluppo, mi raccomando, non in libreria. Dovete andare in sviluppo. Ok. Quindi correzione obiettivo. Una volta fatto questo, tasto destro. Modifica in Adobe Photoshop. Quindi aprire in Photoshop. Vediamo qua Photoshop che mi si apre. Se dovesse saltarvi fuori la scritta che profilo bisogna tenere, ricordatevi di dirgli di convertire nel profilo colore che state lavorando. Ok? Sempre convertire il colore che state lavorando. Poi magari quelli che sono i profili colore, su come la gestione dei colori,
profondità di colore e spazi colore, magari faremo una diretta dedicata. È un argomento un po' palloso, l'ho visto già, ma indispensabile per utilizzare al meglio i nostri programmi e avere un risultato ottimale della nostra immagine. Adesso io vado a tirarmi via la mia faccia da dove vedete perché ho bisogno di lavorare con l'aria in basso a destra. Quindi vado sul programmino che mi permette di gestire tutto questo e mi sposto in un'altra parte della fotografia. D'accordo? Ci siamo tutti? Ok. Bene, così mi si libera la parte con basso a destra che per me in questo momento è molto importante. Cosa faccio? Quando lavoro in Photoshop, mi raccomando, non lavoro mai sull'immagine originale. Mai, perché potrebbe essere che faccio qualche cavolata e quindi questo mi porta ad avere una... che la fotografia mi si rovini, ok? Quindi non poter tornare indietro. E metti quello che ti dice... profilo colore che utilizzi, quello che fa converti nel profilo colore che sto utilizzando, quello centrale, sono tre comandi, utilizza quello centrale. Esatto, profilo incorporato. Mariuccia, cos'è questo no? Dimmi, cosa succede? Quindi, sfondo, non lavoro su questa immagine perché giustamente potrei rovinarla, vado a fare CTRL J. Oppure porto il mio sfondo e vado su, lo trascino qua sopra e mi si crea un nuovo livello, vedete? Ma noi, adesso questo lo cancello, ho bisogno del livello 1. Mi raccomando, quello che vedete evidenziato, come in questo caso il livello sfondo, adesso vado sul livello 1, è quello su cui state lavorando. Questo è molto molto importante, cioè lavorare sul livello giusto, sul livello corretto. Vado a ingrandire con il tasto Z tenuto premuto e il tasto sinistro del mouse la mia luna. Vediamo se adesso il programma mi dà retta. No, non mi dà retta. Ok, facciamo così. Eccolo qua. Ingrandisco la mia luna così la vedo meglio. Me la trascino per dove mi serve. Non ho capito dove sei. Allora, sono passato da Lightroom. Ok, da Lightroom, sono su Lightroom, ho fatto tasto destro, modifica in Adobe Photoshop. Ok, Mariuccia, fin qua ci sei? Ho aspettato che mi si aprisse Photoshop. Una volta che sono su Photoshop, scusate, Photoshop, ok, non ho fatto nient'altro. Ah, qua mi si è aperta un'altra finestra, cancello, eccola qua. Quello che dobbiamo fare è duplicare il livello di base. Come faccio a duplicare il livello di base? Perché non devo lavorare sullo sfondo, ma devo lavorare su un'altra immagine, perché il livello di sfondo è l'immagine mia originale, non devo andare a toccare, non devo andare a rovinare, perché se la rovino magari non riesco a tornare indietro. Come faccio a duplicarla? Schiacciando CTRL J. Sono i tasti veloci di Photoshop. Ci siamo? Mariucci, ok? Ricordatevi che il livello che io evidenzio, in questo caso sfondo, adesso vado su livello, è quello su cui io sto lavorando. E soprattutto ricordatevi che chi sta sopra comanda. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio veloce. Faccio CTRL G di nuovo per duplicare il livello 1, ok? Su questo livello 1 adesso vado a fare una bella X, facciamo bianca, d'accordo? Colore, anzi, facciamo questo colore qui. Ha deciso comunque grigio. Ci siamo? Vedete che la X mi si è formata solo sul livello copia 1? E vedo solo questo. Se voglio eliminarlo, quindi non vederlo, posso tranquillamente tirare via l'occhietto e lui non viene visualizzato. Quindi chi sta sopra comanda, chi sta sopra è quello che io vedo. Spero che questo passaggio sia stato abbastanza chiaro. Il livello copia 1 ovviamente cancio, lo elimino perché non mi serve. E adesso, se ci siamo tutti, inizio con la prima modifica. Vi ricordo che la luna, il bello della luna, è che ha una... la luna, così come la vediamo sulla macchina fotografica, così come in teoria la vedremo a occhio nudo.
Quindi grigia, okay, una scala di grigio sembra che non abbia nessun colore, ma in realtà la superficie della Luna non è così. La superficie della Luna è molto colorata, ha tanti colori. I colori sono dovuti dal tipo di materiale con cui è fatta quella zona lì. Ci sono zone di titanio che saranno sul blu, zone di ferro piuttosto che di magnesio che saranno sul marrone, sull'arancione. Oppure zone su altri colori dove ci sono presenti altri minerali. Mariucce sono ferme ancora a livelli. Se hai aperto in Photoshop e sei ferma all'immagine con un solo livello, sfondo, in questo caso qua, quello che devi fare è semplicemente fare Ctrl J per avere un secondo livello. Basta, ho fatto finora solo questo. Fatto questo, cosa devo fare? Devo tirare fuori questi colori. Questi colori che sono ben specifici della Luna. Come faccio? Prendo questo strumentino qua in mezzo, vedete, cerchio diviso in due, lo vedete tutti che mi si è evidenziato, clicco e mi si apre un pannello. Non sto qua a spiegarvi cosa fanno uno a uno queste funzioni qua. Perché? Perché ci vuole un corso apposta, sono talmente tante le funzioni di Photoshop che ci vuole proprio un corso apposta. E non solo, tanta anche tanta esperienza. Quindi quello che vado a fare è tonalità saturazione. Quindi vado, ripeto, vado sul cerchio, ok, diviso a metà, clicco, vado su tonalità saturazione e mi si crea un nuovo livello. Ci siamo tutti su questo nuovo livello? Bene, qui vado ad aumentare la saturazione di questo livello. Come vedete, pian pianino a un certo punto incominciano a uscire fuori dei colori. Ok? Se esagero, vedete che ovviamente l'immagine va a essere risonata. Se torno un po' indietro, ok, intorno al 90, mi escono fuori dei colori. Chiudo il pannello proprietà e con l'occhio vedo la differenza tra uno e l'altro. Questi sono i colori della Luna. Vediamo in quanti sono arrivati a questo punto. Mi date l'ok? In modo da poter andare avanti tranquillamente. Un modo per rendere questi colori più presenti e più interessanti, magari quello di da una andare a scusate, non mi viene il termine, andare a prendere i livelli e fonderli, okay, fare una fusione con sovrapponi. Guardate come cambia l'immagine. Diventa molto più tetra. Potremmo fare sovrapponi o luce diffusa che è leggermente più morbida. Facciamo invece sovrapponi, che sicuramente è più funzionale. Se non si è aperta l'aria della mascherina in alto, basta cliccare 2 volte su questo strumento qua e si apre. Se non si apre, vai in finestra, proprietà, è salta fuori sicuramente. Ok, Agnese si è persa, Mariuccia si è persa. Non mi modifica niente. In che senso Agnese non ti modifica niente? Non ti saltano fuori i colori? Mariuccia, ti sei persa, non ti modifica niente neanche a te? Ok, se non riuscite con le vostre immagini, perché magari non hanno tutte le informazioni, strano che se un file RAW dovrebbe avere tutte le informazioni, scaricate il file che vi ho messo prima tra i commenti. Bene, fatto questo, vedete che per quanto può essere bella, possiamo ancora migliorarla. D'accordo? Come possiamo migliorarla? Andando a far vedere più nel dettaglio quelli che sono tutti i crateri. Prendo il livello 1, lo duplico con Ctrl J e qui vado, dopo che l'ho selezionato, mi raccomando, vado su filtro, altro
accento a passaggio, rimango qui un secondo in modo che tutti possano vedere che cosa ho fatto. Come faccio a ingrandirlo un po'? O col tasto Z, tenendolo premuto, oppure andando sulla funzione, faccio il test dal filtro, sulla funzione lentino che trovi qua, strumento zoom. Quindi filtro, altro, accento passaggio e vedete che si è forma questa videata. Ma lui ci scrive: io non sono proprio arrivato alla prima parte. Adesso Mariuccia, ripeto tutto. Effetterete un raggio magari di uno, qualcosa di molto, 1,5, 1,4, ok? Qualcosa di molto leggero. Vedete? Ovvio che la vostra immagine, vedete, adesso è grigia. Quello che andiamo a impostare noi è ancora una fusione di sovrapponi. Vedete che la nostra luna incomincia a prendere dettaglio. Vi vedo la lezione con calma, va bene, Mariuccia, grazie. Poi, come sempre, se hai bisogno, ho i miei contatti personali, ce li hai, quindi posso benissimo aiutarti anche in un secondo momento. Questo livello qui, quindi questo effetto qui che gli ho dato, vedete che è ben visibile sui crateri o quant'altro, posso addirittura andando a moltiplicare, moltiplicando questo livello, come con Ctrl J del livello 1 copia. 1, 2, 3. Vedete come mi si moltiplica questo effetto? Ok, che può essere piacevole, può essere brutto, a me non piace, quando è molto moltiplicato, perché è solo cancellarlo, però per farvi capire. Al massimo possiamo fare un altro livello, molti più dettagli, ma rimaniamo qua, rimaniamo con un solo livello copia e questi dettagli in evidenza. Però vedete che ho perso informazioni sulla zona un po' bassa della luna, quindi sulla zona d'ombra ho perso un po' di informazioni, ma ce la scusate, vedete che ho perso un po' di informazioni nella zona d'ombra col livello tonalità saturazione e ho perso un po' di luce. Quindi come faccio a recuperare queste zone? Ma posso recuperare queste zone con dei filtri, con dei livelli, con delle maschere. Quindi ritorno sul mio strumento qua sotto, quello che mi crea il livello di riempimento e regolazione, e vado su curve e mi crea una maschera curve. Questa maschera curve non faccio nient'altro che andarci a giocare dentro per migliorare la mia immagine. Come faccio a migliorare la mia immagine? Le zone d'ombra le voglio un attimino più chiare, vedete che sto recuperando leggermente, non esagerate, le zone d'ombra, e le zone di luce le voglio magari un po' più scure. Come sempre, non esagerate. Vado a vedere quel che effetto fa il mio filtro, vedete? Vado a perdere un po' di quello che è il contrasto dell'immagine, però ho recuperato un po' di informazioni. Provo a magari aumentare, volendo, quello che è ancora il dettaglio delle zone dei crateri e quant'altro. Duplico di nuovo il livello 1, Ctrl J. Questo livello 1 copia 2, torno con il filtro che ho utilizzato prima, filtro altro accento passaggio, e magari lo porto oggi a un livello 2, un pochino più accentuato, e vedo che cosa succede. Ok, mi raccomando la fusione sovrapponi e vediamo che effetto che fa. Vedete che mi aumenta quello che è il dettaglio sulla luna. Questi sono i passaggi base per fare questo, ok? Nel senso che mi serve giusto per andare a sistemare. Posso andare a scurire questa zona qua a vedere maggiori dettagli? Certo, posso farlo ancora con le curve. Ho un altro strumento simile che magari è più facile da gestire per chi è meno pratico nelle curve, è questo, è valori tonali. Con valori tonali mi si apre questa schermata qua, spostando
spostando i medi, ok, i toni verso il bianco, vedete che diventa più scura, d'accordo? Fa niente che vada a perdere magari un po' di informazioni sulla zona qua, perché adesso le andiamo a recuperare. Vedete che la luna è diventata molto buia in questa zona qua. Se io sto lavorando con le maschere, la bellezza delle maschere è quella che mi permette di andare a cancellare dove non voglio che intervenga. Quindi cosa faccio? Prendo un pennello nero. Vedete che qua abbiamo una maschera bianca. Prendo un pennello nero, qua sotto in basso a sinistra. Nero. Ok. Tasto X per invertire due colori. Pennello. Magari utilizzo un pennello un pochino più grosso, un pochino più sfumato, e vado a, col nero, a cancellare questa parte qua. E voilà, vedete che si è formata una zona nera qui, e quindi è quella dove questo strumento non interviene. Mi trovo la luna post prodotta. Questa è la luna iniziale, e questo è il nostro risultato finale. Cosa ve ne pare? Datemi i vostri commenti. Calcolate che abbiamo fatto un bel crop, un bel ritaglio da una foto molto, molto ampia, quindi anche le informazioni che abbiamo non sono moltissime. Abbiamo bisogno sicuramente di una foto fatta con un altro tipo di obiettivo, molto, con la luna molto più vicina, ci aiuta sicuramente a fare altri tipi di post-produzione, quindi a migliorare questa foto. Qualcuno mi dà qualche feedback, positivo o negativo che sia? Vediamo se arriva qualche commento. Fantastico, grazie Agnese. Peccato che mi sono perso. Immagino non è immediato Photoshop, purtroppo, perché è un programma molto complesso, ha tantissime funzioni. Magari ha molti passaggi che servono per arrivare da un punto A a un punto B, si può arrivare in vari modi, ok? Con varie tecniche. È un programma che bisogna, che secondo me come fotografi bisogna conoscere appunto per questi ritocchi. Quindi, per chi vuole iniziare con un Photoshop, se questa situazione di... Grazie Cristina, grazie Maurizio. Grazie Mariucci, grazie Katia, immaginavo vi sarebbe piaciuta. Per chi vuole approfondire Photoshop, vediamo adesso gli umori come sono e se questa situazione di quarantena continua, perché se dovesse riprendere un po' il lavoro settimana prossima, aprirmi qualche cliente, io sarò meno disponibile da casa, giustamente. Dobbiamo vedere un attimino come si muove il governo. Magari se siete d'accordo potremmo organizzarci una vera e propria lezione di Photoshop online, magari in un orario diverso dalle dirette. Se siete d'accordo possiamo organizzarci così. Che ne dite? Fare proprio una classe, una lezione vera e propria, che invece di farla in aula da me in studio a Bergamo, farla qua online. Cosa ne dite? Ok, perché anche se non così bella, Agnese ci sono riuscita anche con Lightroom. Sì, Lightroom ha la capacità di essere un signor programma che aiuta a un'ottima post-produzione. Sicuramente Photoshop, essendo molto più invasivo come programma, riesce a darci risultati sicuramente, ma sicuramente migliori. Ok? Quindi, se ci sono domande su quello che ho fatto o se volete che lo faccio vedere in modo molto veloce, ditemelo che vi vedo di ripetere in modo molto veloce. Quando è un attimo, vai sul tuo profilo Facebook, ok Bruno, va bene, ci vado. Quindi, i passaggi base che ho fatto. Vediamo di cancellare un po' tutto per partire. Ops, tutto, tutto no.
ripeto molto velocemente, passaggi bassi da fare. Lello, adesso ti rispondo. Sono passato da Lightroom, quindi ho fatto, ho aperto Lightroom. La prima cosa che ho fatto con Lightroom è stata, oltre che ritagliare l'immagine, scusate, vedete voi non vedete lo schermo, arrivo subito. Io intanto guardo per programmi, ok. Apri tutto, vediamo qua. Bene. Adesso vedete lo il mio schermo. Ho preso Lightroom, ripristino l'immagine. Da Lightroom cosa ho fatto? Ho semplicemente ritagliato l'immagine per come mi serviva, perché era troppo piccola. Una volta ritagliata, vi assicuro di non perdere dettagli, mi raccomando, questo è molto importante. Che cosa ho fatto? Sono passato a bilanciare il bianco sulla luna, perché il bianco potrebbe essere sbagliato. Ok, quindi vado a correggere in modo che sono sicuro che i colori della luna vengono letti come una scala di grigio, però non deve essere una scala di grigio, deve essere bilanciato sul bianco giusto sulla luna. E altra cosa importante che ho fatto, ho rimosso le aberrazioni cromatiche che si possono creare sui bordi della luna per non farle uscire poi fuori in post-produzione. Tasto destro, ho modificato l'immagine in Photoshop, quindi sono passato a Photoshop. Da qui ovviamente mi sono zoomato per quella che è la mia migliore lavorazione, vedo che ho lo schermo intero dove vedo l'immagine, e ho duplicato il livello base. Duplicando il livello base, cosa gli ho detto? Semplicemente perché lavoro su questo livello, se devo fare le piastricciate, sono andato ad aggiungere un livello di correzione che si chiama tonalità saturazione, che ho saturato al 90%. Vedete che escono informazioni, ok, magari un po' meno, 82. Ok, una volta fatto questo, ho preso il livello 1. L'ho duplicato, Ctrl J, sono andato sul filtro, altro accento passaggio, messo un accento passaggio di 1.5, vado a farmi una fusione che sia sovrapponi, in modo da avere questo effetto dei crateri. Posso farlo, l'ho fatto anche una seconda volta, quindi livello 1, Ctrl J. Vado a sovrapporlo con il filtro, altro accento passaggio, l'ho fatto a 2 in modo magari da vedere più dettagli. Ok, e anche qua ho fatto sovrapponi in modo da avere la possibilità di vedere molto di più crateri. Anche sul livello tonalità saturazione ho fatto sovrapponi in modo da accentuare queste modifiche, vedete come è diventata bella croccante, come piace a me. Si è sparito, non è più in condivisione. Sì, sono tornato. Quindi una volta fatto questo, devo andare a schiarire e scurire alcune zone, perché la zona qua è diventata troppo scura. Come ho fatto a schiarirla? Potete mettere, qua avete veramente tanti passaggi, valori tonali. Ok, chiarire, vedete, però schiarisco dove non voglio, per esempio qua, come faccio a togliere la schiarita nella zona bassa della luna, lavorando sulla maschera con il nero, mi raccomando, quindi pennello nero, abbastanza grande e abbastanza, ok, vedete che è abbastanza morbido, vado a tirare via questa parte qua, di scuro, del chiaro. Ci siamo? E questo può essere uno. Possiamo lavorare al contrario, rendere più scura e tirarla via. Questo è come volete voi. Come vedete, in meno di 5 minuti ho fatto la mia luna. Sarà differente dall'altra perché ho. È vero che ho cancellato tutto. Sarà differente dall'altra perché ho
lavorate in modo un po' diverso, ma il risultato è sempre quello che piace a voi. Quindi rivedetevi con calma poi questo video a casa in modo da andare a correggere. Ripeto, il programma Lightroom non è un programma che si impara dall'oggi al domani, ci vuole tempo, ci vuole un po' di pazienza. E quindi sicuramente se volete possiamo provare questa lezione, anche fatemi organizzare, vediamo un po' questo weekend come va con la, il Consiglio dei Ministri e vediamo di organizzare. Avete domande? Volete vedere qualcos'altro nello specifico? Non avete capito qualche passaggio? Ditemi pure. Sono qua, come sempre, a vostra disposizione. Ieri qualcuno mi ha detto: per schiarire torno in Lightroom e faccio col pennello. Sì, si può fare anche tornando in Lightroom, non perdi nessuna informazione, o meglio, ne perdi qualcuna. Perché qua praticamente cosa succede? Tu non stai lavorando, Bruno, sul file, ok, non stai lavorando, non stiamo lavorando sul livello 1. Il livello 1 è sempre inalterato, sto lavorando sui livelli sopra. Quindi vado ad alterare delle informazioni che non sono la foto. Con l'altro invece altero quella che è l'informazione sulla foto. Quindi può essere che l'effetto non sia proprio uguale o l'effetto non sia così perfetto. Cioè, per questo Photoshop è utile anche per chi lavora le fotografie. Tutte le immagini le ho sovrapposte con sovrapponi. Ho fatto la fusione tra le immagini con sovrapponi. Quindi preferisco fare tutto in Photoshop, poi tornare in Lightroom e magari fare qualche ritocchino se c'è bisogno, ma in genere faccio tutto. Se sono su Photoshop, faccio tutto su Photoshop e non toccarla più. Qui possiamo veramente sbizzarrirci su quello che vogliamo fare. Come sistemato arrivo allora. Esatto, con doppia esposizione, adesso Lello arriva alla doppia esposizione, mi sono ricordato proprio di te. Giulio chiede, Gaetano, si potrebbe fare una lezione online sui ritratti un po' più focus, ovviamente anche a pagamento, effetti, mood, possiamo fare anche una lezione solo sul ritratto, assolutamente sì. Si può fare tutto, signori, è questione di aver tempo di riuscire a fare. Sono molto impegnato, in più sto lavorando per voi per delle belle sorprese. Agnese chiede come sistemato con la pipetta il bilanciamento. Quando sono su Lightroom, semplicemente prendo la pipetta del bilanciamento e vado in una zona qualsiasi. Perché se ho magari sbagliato il bilanciamento del bianco, e molte lune che ho visto sono così, d'accordo, sono gialle, la post-produzione di là, il Photoshop non mi esce perfetta perché ho questo miraggio giallo. Quindi cosa devo fare? Andare a bilanciare, avere una luce, una luna grigia. Massimo chiede, come si sovrappongono due foto con Lightroom? Ci vuole Photoshop? Ci vuole assolutamente Photoshop. Lightroom non lo permette. Lightroom permette di fare la sovrapposizione di layout, quindi di maschere, magari non so, di una rivista, vogliono vedere quale foto va bene dietro ai testi, si creano i testi in PNG, quindi con lo sfondo trasparente dove si vedono solamente le scritte, e poi si possono applicare, vanno a variare le immagini sotto per capire qual è l'immagine migliore. Non è una cosa fatta da chi lavora in genere con la grafica per essere molto veloci. Per quello che dici tu, Massimo, ci arrivo adesso. Perché anche Lello me l'ha chiesto. Allora, ieri vi ho detto che una delle foto che vi ho portato è una foto, ok, questa è una foto in Photoshop. Oh, scusate, vado a. Ah, non mi vedete più Photoshop. Ok. Arrivo a. Ho bisogno di un terzo schermo. Io sto lavorando con due schermi, avrei bisogno di un terzo schermo. E magari vado a prendere quella che è della.
l'equipe che hanno a questo canale 5.4 con la regia per riuscire a fare meglio le dirette. Arriverò anche quello, abbiate fiducia. Allora, stavo dicendo, ieri vi ho fatto vedere una foto, che è una foto in particolare, questa, d'accordo? La vedete tutti? Dove vi ho detto che per fare questa immagine basta organizzarsi per tempo, ok, vedete? Organizzarsi per tempo, posizionarsi in una zona dove il soggetto che andate a fotografare è abbastanza distante e avere un super mega teleobiettivo per fare questo genere di fotografia. Ok, vi faccio vedere io questa foto come l'ho creata. Questa foto ovviamente l'ho utilizzata per la parte della scheda, perché secondo me uno è il campanone di Bergamo, quindi è un omaggio alla città di Bergamo, secondo è perché è una delle foto che è simile mi è uscita, ma io ovviamente da come photoshoppista sono andato un po' a modificare. E vi faccio vedere come, vado un po' a farvi cadere un po' un mito, ma sapete che io non ho segreti per voi. Dove è finita? Ok, non è questa. Allora vado su Lightroom, libreria 2016, uscita corsi, sviluppo. Tasto destro, modifica in Photoshop. Modifica originale, modifica, ma che tutti i vi faccio vedere qual è la fotografia originale. Modifica originale perché modifica originale mi apre il file TIFF, che adesso vedete lettura formato TIFF, che mi mantiene tutti i livelli. Si apre un file con le modifiche di Lightroom, mi apre un nuovo file dove non ci sono i livelli. Come vedete ci impiego un po' a caricarlo perché è una fotografia un po' pesante. Quando avete più livelli, ok, quando prendete i livelli e li duplicate tra di loro, 1, 2, 3, 4, 5, sono immagini, sono proprio come se avete più fogli una sopra l'altra, quindi se avete duplicato il livello fondo, lo duplicate per due, diventano due immagini, quindi pesa il doppio. Se il fondo lo duplicate per tre, diventano tre immagini, quindi l'immagine pesa il triplo. Quindi attenzione quando fate questi giochetti. Quindi, vedete io qua quante volte l'ho duplicata? Vi faccio vedere quella che è l'immagine originale. Arrivo, vedete, lavoro con uno sfondo trasparente. Questa qua è l'immagine originale. Questa qua invece è l'immagine che vi faccio vedere alla fine. Arrivo, perché ci siamo? Che c'è differenza? Ovviamente qua ci vuole un bel gran lavoro di Photoshop, ok? Non è una cosa fatta subito, ci vuole un po' di tempo. Qua sono esposto due immagini. Quindi che cosa ho fatto? Ve lo spiego velocemente passo passo. Nella mia immagine originale mi sono creato un'immagine dove sono andato a scurire, prendendo lo stesso cielo, la parte qua dove c'era la luna. Poi ho preso la luna dell'altro file, ok, e sono andato a migliorarvela. Un'altra cosa importante, vedete che qua il campanone è tutto ritagliato, anche il campanone me lo sono ritagliato e portato in primo livello, in modo che si vedesse solo lui. Questo è come ho fatto questa immagine. Spero di non avervi deluso troppo sulle aspettative di questa foto, ma questa è la foto come io l'ho vista. E questa è la foto originale. Per fare questo, un corso di Photoshop, con un corso di Photoshop ci si arriva, però bisogna anche perderci un po' di tempo a giocare con livelli e quant'altro. Bene, domande? Nello, ti ho soddisfatto? Sono arrivato a colpire dove volevo.
Ovviamente qua, come vedete, a differenza della Luna, la dimensione della Luna non è molta, ok? Si poteva ottenere un risultato simile con la doppia esposizione andando a lavorare su, se io avessi avuto la possibilità di allontanarmi molto di più, in questo caso avevo un 400 mm, spostarmi, non so, almeno un 100 metri e avere una, insomma, avere un 600 mm, ci sarei arrivato a un effetto molto simile di dimensione. Ovviamente la maggior parte delle foto ci vede in questo modo, in genere proprio a doppia esposizione. Bisogna proprio prendere le immagini e lavorarci. Ok? Quindi torno tra di voi. La teoria l'ho capita, ma bisogna mettere in pratica e ci devo provare, si vede. Per Photoshop, ahimè, è una brutta bestia. Io tuttora, dopo anni che studio, sto cercando anche di portarmi avanti a livello professionale con Photoshop. Credimi che ogni giorno ne scopro una nuova. Ogni giorno ne scopro una nuova. Mariuccia chiede: ma per schiarire il campanone ho usato il pennello. Per schiarire il campanone, se non sbaglio, il campanone l'ho schiarito di là. L'ho schiarito in Lightroom. Come vedi, aspetta, andiamo sulla. Eccolo qua. Vedi il campanone? Poi con le varie modifiche di Photoshop si è schiarito di più, però l'ho schiarito con Lightroom. Qui per ora è una lasciata grigia. Qui. Sì, potevo dargli la minerale, cioè tirare fuori i minerali, potevo fare tutto quello che volevo. Non volevo star lì a fare troppe modifiche, anche perché capite che su un'immagine del genere che ho messa qua dentro, i colori sarebbero andati un po' a perdersi. Ci siamo tutti? Un po' come funziona? Bene, torno con il faccione tra di voi. Buonanotte. Poterci vedere. Ok. Bene, come sempre vi invito a, se avete commenti, consigli da dare o altro, andare a chiedermi, iscrivermi, ok, sotto avete anche la mia mail. Per chi volesse ricevere ancora questa scheda, che è gratuita, sulla Luna, mandatemi una mail a infocorsifotografiabergamo.it, ve la mandiamo, è disponibile ancora per poco. La scheda è così strutturata, facciamo solo l'epilogo, ci sono l'attrezzatura, l'impostazione della macchina, l'attrezzatura indispensabile, l'impostazione della macchina e le note, okay, per riuscire a utilizzare i trucchi, quelli un po' dei fotografi professionisti, degli esempi che vi possono aiutare, ma qua soprattutto in fondo una checklist di cosa abbiamo fatto, cioè prima di iniziare abbiamo fatto tutto, vi aiuta a capire se le impostazioni sono a posto meglio. Le impostazioni, l'ambiente di lavoro è tutto in ordine. Mariuccia scrive che è casotto, eh sì, eh sì. Quello che dico sempre è la fotografia, bisogna immaginarsela prima, nel senso che se Lightroom ci dà la possibilità nei vari passaggi di modificare tramite le palette la fotografia in modo da avere un'esposizione corretta piuttosto che un'esposizione che ci piace, purtroppo Photoshop parte dal principio che l'immagine deve essere studiata prima, cioè devo sapere prima che cosa voglio fare, altrimenti con Photoshop non vi muovete, state fermi, foglio bianco da scrittore, state fermi di dove siete, dovete sapere prima cosa volete ottenere. A tentativi con Photoshop non funziona. Funziona Lightroom ma non Photoshop. Photoshop va studiato e serve quando voglio fare determinate cose. Spero di aver detto tutto. Come sempre, anche se gli orari stanno andando un po' a ridursi perché la giornata lavorativa è fatta di purtroppo di poche ore, quindi abbiamo, come sempre, sono disponibili a corsi one-to-one. Alcuni di voi mi hanno già chiesto, sto andando a riempire tutti i buchi che ho in giro. Quindi fatemi, se qualcuno è interessato, mancano pochi buchi disponibili. Per il resto,
Spero vi sia piaciuto. Se avete domande, fatele. Se avete consigli da aggiungere, come sempre, sono ben accetti. Se volete parlare di altro, approfondiremo altri argomenti. Con questa chiusa la diretta di stasera.